Vedete ragazzi, ieri, come tutti sappiamo, c'è stata la conferenza stampa di Ibrahimovic, no? Che in questo momento rappresenta il Milan, rappresenta la proprietà anzi, e di riflesso rappresenta il Milan. E niente, ci si aspettavano sorprese, colpi di scena, favolette, e niente di tutto ciò. Ibrahimovic ha solo detto le cose che sapevamo già, ha presentato il nuovo allenatore, Paolo Fonseca. E come tutti sapete, questo non è andato giù ai tifosi, no? Ai tifosi, basta guardare gli youtuber, 9 su 10 stanno come i pazzi. Stanno come i pazzi perché a loro dire si continuerà nella mediocrità, si continuerà ad inseguire l'Inter. Si continuerà a prendere schiaffoni dall'Inter e quindi questo, ovviamente, giustamente, io se mi metto nei loro panni starei così. E niente, non si, diciamo, le domande erano, si vedeva proprio concordate, e Pellegatti addirittura gli è andato a chiedere di Camarda, cioè nel senso proprio domande. Ci si aspettavano domande, no? Ma chi compriamo? In attacco chi arriva? Perché Zirze lo stiamo perdendo? Cose così, no? Invece no, niente, tutto tranquillo. Tutto tranquillo. E diciamo, tutti a criticare questa conferenza stampa. Tutti, tranne il nostro bandito. Ve l'ho anticipato nel video di prima, però, visto che il video di prima l'avevo incentrato sulla grande storia della Juve, sapete, no? Gli Juventini, quelli là a cui noi affideremmo le chiavi di casa tranquillamente, senza problemi, quelli là. E siccome nei video mi scrivono che è l'Inter quella che ruba, allora io gli ho fatto un po' di cronologia, di storia, iniziando dal 1910. Ripeto, nel 1910 mio nonno mancavano 19 anni perché mio nonno nascesse e quelli già magheggiavano. Vabbè. Allora, ragazzi, il bandito non è d'accordo con gli altri milanisti, per lui è stata una buona conferenza stampa e niente, ha risposto alle domande dei commentatori, no? E gli hanno fatto molti commentatori interisti, altro, vabbè, lasciamo perdere. Però ha risposto alle domande. Gli hanno detto, per esempio, perché ci sono state delle domande così sciocche, no? Senza senso, o ci si aspettava qualcosa in più, invece ci sono state delle domande davvero insensate, proprio di basso livello. Lui, ovviamente, non è che può fare un video senza poi parlare dell'Inter, ci mancherebbe, no? Avrebbe le sue visualizzazioni dimezzate e scomparirebbe, no, quell'amore che c'è tra il bandito e l'Inter. Perché il bandito è innamorato dell'Inter, ragazzi. Il suo stipendio arriva dall'Inter, il suo stipendio da YouTube arriva da lì, grazie all'Inter. Allora ha detto: vabbè, scusa, ma perché domande insensate? Mica l'Inter in conferenza stampa ai dirigenti o ai giocatori chiedono: ma che fine ha fatto per un anno Zhang? Guardate voi, guardate, guardate dove arriva, guardate. Sta rispondendo a dei milanisti delusi. E una domanda sulla conferenza di Ibra, lui risponde citando l'Inter, citando Zhang. Dove è stato Zhang nell'ultimo anno? Bella domanda, va bene. Questa è la risposta che gli ha dato. Quindi immaginate voi, no? Quello là come. Quando ha letto la risposta ha detto: va bene, quindi la mia domanda? E gli ha chiesto dei contratti di Theo, di Maignan e di. Vabbè, no, Leao no, perché Leao l'ha rinnovato. Comunque, di Theo e di Maignan. E vabbè, che c'entra? Ma pure l'Inter. L'Inter ha rinnovato il contratto a Lautaro e Barella. Ma mica è detto che Lautaro e Barella rimangano all'Inter. Può darsi, cioè nel senso, questo è vero, all'Inter gli va ad arrivare un'offerta di 120 milioni per Lautaro, Lautaro lo fa partire,
gli va ad arrivare un'offerta di 100 milioni per Barella, Barella lo fa partire, ci mancherebbe pure. Ma che c'entra con la domanda di Teo e Maignan? Verranno rinnovati? No, perché Ibra prima ha detto sì, verranno rinnovati, poi a un'altra domanda ha risposto in maniera diversa. Ha detto nel calcio può succedere di tutto, vediamo, capite? Però, come al solito, ha messo in mezzo l'Inter. Poi hanno parlato dell'Under 23, sapete che il Milan vuole iscrivere la squadra in Serie C, l'Under 23, e allora lì poi, ragazzi, lì è uscito il bandito felice. Felice, ricordatevi che quando è felice è sempre così, eh? Invece quando è triste è così. Lo so che non cambia niente, ma è così. Vabbè, è uscito, ha detto, dovete pensare che quelli belli, biondi, con gli occhi azzurri, che stanno dall'altra parte del naviglio, farebbero carte false per avere l'Under 23 e sono invidiosi di noi. Sono gli interisti, sono invidiosi del Milan perché non hanno l'Under 23 in Serie C. E poi ha detto, l'Inter rosica per questa cosa, stanno rosicando. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto? Guardate che davvero è uno spettacolo, è uno spettacolo. Quel signore, quel bandito è davvero uno spettacolo, come riesce cioè, a prendere tutto, no? A farci uscire qualcosa di astronomico. Però vabbè, neanche qui il commentatore ha ricevuto risposta. Un altro gli ha chiesto, questa è bella, eh? Un altro gli ha chiesto, no perché vi faccio capire che il video era basato sulla conferenza stampa di Ibrahimovic, però poi alla fine tutto si è risolto parlando dell'Inter. Sentite questa. Uno gli ha chiesto, ma ultimamente sei diventato come Suma e Pellegatti, uguale uguale. E lui ha risposto, ragazzi, Suma è un aziendalista, ma oltre ad essere un aziendalista, è anche uno stipendiato del Milan, lavora per il Milan, quindi è logico che deve fare l'aziendalista, però almeno lo dice chiaramente, mentre all'Inter ci sono tanti aziendalisti, giornalisti aziendalisti che non lavorano nell'Inter. Il riferimento è a Suma, no? No, insomma, il riferimento è a Biasin. E niente, anche lì non ha dato nessuna risposta. Poi Di Pellegatti ha detto, io sarei felice di fare il lavoro che fa Pellegatti. E ricordate, Pellegatti non fa mai domande ingenue. Domanda che ha fatto Di Ibrahimovic e di Camarda che mi dici? No, ma poi il bello che è che ha fatto la domanda interrompendo un discorso che stava facendo su Zirkzee, quindi tutti che stavano attenti, no, su Zirkzee per capire come stavano. Ma Ibra, scusami, ma per Camarda come stanno le cose? Che mi dici? Che mi racconti di Camarda? Cioè, infatti tutti l'hanno guardato male, ma che fai? Che fai? O era tutto preparato, o era. Comunque, ragazzi, come vedete, il bandito mangia. Proprio dall'Inter, mangia dall'Inter, quello che YouTube gli manda al bandito lo deve, il bandito lo deve all'Inter. Grazie a Biasin, grazie a Barella, grazie a Lautaro, grazie a Zhang, grazie a Octree, lo deve a Barella. Immaginate voi se quello poteva accettare mai l'invito ad un confronto con gli esonerati, perdendo tutto questo. Tutto quello che si è guadagnato in questi mesi, grazie all'Inter, immaginate.